com'è che dobbiamo cominciare a parlare di Padre Pio? Siamo alla fine del secolo XX ormai. E se dobbiamo andare in cerca di com'è il secolo XX, per un giudizio, dovremmo aspettare quelli del 2000 che fanno un giudizio sul secolo nostro conclusivo. Ma Padre Pio vedeva il passato e vedeva anche il futuro. Sapete, un giorno la signorina Clenice Morcagli, è venuto fuori un libro anche l'altro giorno, intitolato Il Catechismo di Padre Pio. E dalla prima pagina all'ultima parlano anche di questa figlia spirituale di Padre Pio, Cleonice Morcaldi, che lo scrittore dice figlia prediletta di Padre Pio. Proprio l'ha adottata Padre Pio l'ha adottata. Quando è morto il papà, quando è morta la mamma, allora lui ha detto, beh, ti faccio io da papà e ti faccio io da mamma. Allora lei le faceva tutte, era un insegnante, le faceva tutte le domande. Una delle domande che ha fatto, le ha chiesto, quando sarà la fine del mondo? Una domanda, vero, a Padre Pio. E cos'è che ha risposto Padre Pio? Le ha detto, non siamo ancora a metà dai tempi della creazione. Pensate voi, se i tempi della creazione scientificamente risalgono, insomma, calcolano, insomma, 20 miliardi di anni, non siamo ancora a metà, quindi il mondo quanto è destinato a vivere. E dopo le ha fatto un'altra domanda, gli ha chiesto se gli altri mondi sono abitati. Sapete che per esempio i calcoli ultimi danno 5.000 miliardi di soli, di stelle diciamo, 5.000 miliardi. E naturalmente se ci sono soli ci saranno anche pianeti. E allora ha domandato, ma è solo la Terra che è abitata da uomini, da persone? E Padre Pio le ha risposto, ma sarebbe troppo poca la lode a Dio se fosse solo la terra abitata. Quindi, capite, ha lasciato intendere che ci sono altri viventi negli astri, altre persone, come siano, cosa siano. Dunque, allora Padre Pio poteva dare un giudizio sul nostro secolo. E sapete com'è che l'ha definito? E diceva così, in secolo peggiore non potevamo nascere. E naturalmente non si prendono a esame i secoli avanti Cristo, perché là siamo proprio, vero? I tempi del diluvio, i tempi di Sodoma, i tempi. Quindi là neanche, come si dice, il giudizio morale non c'è neanche fondamento, perché erano proprio nel paganesimo e nella immoralità massima. Allora, però, dei 20 secoli del cristianesimo, da Cristo oggi, il ventesimo, diceva Padre Pio, proprio lo diceva lui, diceva il peggiore. E diceva, in secolo peggiore non potevamo nascere. E l'epoca, il peggiore del ventesimo secolo è dopo il 60. E lui diceva che questo tempo è il tempo dello scatasi. Cosa vuol dire dello scatasi? Proprio per dirvi la situazione. Tanto per rendervi conto, nel 1960, adesso dirvi l'anno esatto, deve essere stato nel 67, così circa, 66-67, una signora di Velletri, moglie del maresciallo di Velletri, capogruppo di preghiera di Velletri, vicino a Roma, là in quella zona lì, è andata a confessarsi da Padre Pio. Era tanto buona. E allora Padre Pio qualche volta le faceva qualche confidenza, le ha detto, figlia mia, le ha detto, non ti meravigliare di quello che vedi oggi, l'inferno è vuoto. Per dirvi la situazione, perché le ha detto, tutti i demoni si sono incorporati nei bambini, nella gioventù, nell'età matura e nella vecchiaia. Però le ha detto dopo, non le ha detto, però il diavolo ha una sola porticina per entrare, la volontà. Se tu non ti avvicini è come un cane legato alla catena che non può farti niente. Però ecco che un giorno le ha domandato ancora questa prima penitente di Padre Pio, ma come mai dice, qual è il vostro ideale, ha chiesto a Padre Pio, il regno di Cristo, il trionfo. E come mai le ha detto avanti il regno di Satana? E dice, non è Satana che va avanti, sono le volontà degli uomini che fanno camminare il regno di Satana. Allora, ecco come si dice,
il tempo nostro. Padre Pio l'ha già giudicato, in secolo peggiore non potevamo nascere. E sapete, vero, che dei 20 secoli del cristianesimo i peggiori sono tre: il secondo, come degradazione morale, il secondo secolo, cioè 100 anni dopo Cristo, dal 100 al 200, il decimo quinto secolo, dal 400 al 500, e dopo il secolo scorso, il decimo nono, dal 1800 al 1900. Questi tre sono i peggiori, ma questo è già dato storico, accertato, come degradazione morale, come costume di vita, quindi questo è già accertato. Però di questi tre, il peggiore anche di questi tre è il nostro. Allora, a noi è capitato di nascere in questo secolo, e allora che colpa è che abbiamo noi? Dio ci ha abbandonati in questa situazione, in questo, diciamo, rovesciamento, in questa quasi prepotenza di Satana, diciamo, vero? Ci ha abbandonato il Signore, è intervenuto, ah, capiteci, se il Signore non fosse intervenuto con mezzi proporzionati, non ci sarebbe padre, non sarebbe stato giusto con noi, perché ci saremmo trovati a essere travolti da forze, da situazioni superiori alle nostre forze. E allora cos'è che troviamo in questo secolo? Ecco, è vero che è il peggiore, è vero che c'è proprio il Papi l'ha detto Paolo VI, l'ha detto Giovanni Paolo II, c'è veramente una corrente di Satana che sconvolge. E allora Dio non ci ha lasciati soli, è intervenuto, e gli interventi di Dio sono stati in proporzione alla situazione. E quali sono i due più grandi interventi di Dio? Se voi andate a esaminare la situazione, diciamo, come Dio è intervenuto, cos'è che trovate? I due più grandi, anche a confronto dei secoli passati. E i due più grandi interventi di Dio nel nostro secolo sono stati questi. Se andate proprio a esaminare, voi trovate, non ne trovate due più grandi, che sono, primo, l'intervento della Madonna a Fatima. Secondo, andate a esaminare, vedrete che dovete dire sì, Padre Pio, è l'altro grande intervento di Dio in questo secolo. Privilegiato il Portogallo, privilegiata l'Italia. Fatima, non so mica io che lo dico, sapete che l'intervento di Fatima non è ancora chiuso? Quando è che comincia l'intervento di Fatima? Comincia nel 1915. Lì compare un angelo a Fatima, e dopo compare la Madonna, e sapete che Lucia di Fatima è ancora viva, ha 89 anni e continua a vedere la Madonna, non solo, ma vede Gesù, le appare il Sacro Cuore. Se voi andate a Fatima, per esempio, c'è già l'altare in chiesa dove vive Lucia, che rappresenta il cuore di Gesù nell'atto che sta dando la comunione a chi? A Lucia. Ci manca solo la statua di Lucia, per dirvi. E dopo gli interventi, cioè quello che dice la Madonna e Gesù a Lucia, quello che dicono, che dice la Madonna, tante volte arriva fino al Papa. Allora abbiamo un intervento veramente di Dio. E dopo voi sapete, no, che siamo dentro a Fatima, perché? Perché siamo dentro al terzo segreto di Fatima, cioè non è chiuso Fatima, anzi al massimo adesso abbiamo bisogno di Fatima, perché la Madonna, quando è venuta a Fatima nel 1917, ha portato tre segreti. Allora, il primo lo sapete tutti, lo conoscono tutti, no? I tre segreti sono in parallelo, cioè ogni segreto ha lo stesso schema, annuncia un castigo, condizionato a un peccato. Allora, c'è il castigo annunciato nel primo segreto, c'è il castigo annunciato nel secondo segreto, condizionato a un peccato, e c'è un castigo, ci deve essere anche il terzo segreto, che deve essere un castigo condizionato a un peccato. Allora, sappiamo il castigo del primo segreto, che è l'inferno, condizionato al peccato, che è il peccato della carne, ha detto la Madonna. Il segreto dov'è? Che tanti andranno all'inferno, vanno all'inferno. Non perché Dio non perdona il peccato, ma perché la gente non lo riconosce e non lo confessa. Il secondo segreto invece, c'è anche lì un castigo, due castighi, tre condizionati a un peccato.
La Madonna ha detto, se voi fate quello che io vi domando, adesso qua, fate la conversione, fate la, diciamo, insomma, prendete i mezzi per riformare la vita cristiana, non avrete guerre e persecuzioni. Ma se non fate quello che io vi dico, ha annunciato il 13 luglio del 17 che ci sarebbe stata la seconda guerra mondiale e il comunismo che si sarebbe diffuso in tutto il mondo, dalla Russia, e che la Russia avrebbe scatenato guerre e persecuzioni in tutto il mondo, e che il Papa avrebbe avuto molto a soffrire. Allora, questo è capitato. Il terzo segreto non riguarda i tempi dei primi decenni del secolo nostro. Ecco perché siamo nella parte peggiore del secolo. L'epoca di Satana, come l'ha definita Paolo VI, Satana che è entrato nella Chiesa. Allora, il terzo segreto riguarda i tempi dopo il 60. Difatti la Madonna ha detto non apritelo prima del 1960. Quando l'hanno aperto, a me l'ha detto il cardinale Pietro Palazzini, quando l'hanno aperto abbiamo detto non è possibile che capiti quello che è scritto qui, e non l'hanno creduto, e non l'hanno pubblicato, è ancora segreto, però ormai capite cos'è questo segreto, si è capito. A me l'ha detto il cardinale Palazzini, ho detto ma Eminenza cos'è questo segreto? E dice quando l'abbiamo aperto non credevamo che potesse avvenire quello che è scritto. Quello che era scritto. Adesso dici, chi l'avrebbe mai detto che sarebbe avvenuto proprio quello che è scritto? E cioè, qual è questo terzo segreto? La confusione dentro la Chiesa. La confusione è proprio immensa a tutti i livelli e in tutto il mondo. E per esempio, quando voi pensate gli oltraggi che ha ricevuto il Papa in Francia, no? Per dire, quando è andato in Germania a Berlino, quando è andato in Olanda, per dire qualcosa, la confusione. Ecco allora, la Madonna, cos'è che ha annunciato la Madonna? Che ci sarebbe stata questa grande confusione. Bene, ecco che allora Dio mica ci ha abbandonati. Vedete che ha suscitato questo Papa, per esempio, che alza la voce contro la confusione. Allora cos'è che troviamo in questo secolo? Troviamo che accanto all'intervento di Fatima in Portogallo, per tutto il mondo, cosa c'è in Italia? Un altro intervento divino, che è rappresentato da Padre Pio. Adesso per esempio abbiamo detto che c'è la confusione dentro la Chiesa. Se voi andate a studiare la vita di Padre Pio, sapete cosa trovate? Che lui nella confusione in cui si trovano adesso tutti i cristiani cattolici, lui si è trovato 40 anni prima che la Madonna dicesse di aprire il terzo segreto di Fatima. Se è vero che nel terzo segreto di Fatima è annunciata la confusione dentro la Chiesa, lui si è trovato in una terra italiana, nel Gargano, dove la confusione c'era 40 anni prima. E che confusione è che c'era? A livello di sacerdoti. C'era un gruppo di sacerdoti, per esempio, che dicevano che non è più peccato niente. Come è stato insegnato in tante parti, cioè quell'annebbiamento della coscienza che c'è oggi e tante volte è stata provocata dai teologi, a Padre Pio l'ha trovata a San Giovanni Rotondo 40 anni prima. Allora capite quanto è importante capire Padre Pio. Capire Padre Pio è vedere com'è che lui si è comportato in quella situazione di confusione, perché io mi trovo nella stessa situazione. Ecco il santo che diventa la luce, il punto di riferimento. Allora, voi direte, ma è lei che adesso dice che Padre Pio è questo grande intervento? Con che autorità è che lo dice? Potete dire voi a me. Con quale autorità? Sono mica io che lo dico. Se lo dicessi io di mia testa sarei un, come si dice... Invece è stato il Papa Benedetto XV, il primo, che ha riconosciuto in Padre Pio il più grande intervento dei tempi, uno dei più grandi interventi di Dio intanto. Perché di fatto cos'è che ha detto? Dunque Padre Pio ha avuto le stimmate nel 1918. Appena ha avuto le stimmate, sapete, per un anno hanno tenuto nascosto, più che hanno potuto. Lo sapevano, ma non lo sapevano.
Quando è venuto fuori sui giornali nel 1919, è cominciato il diluvio a San Giovanni Rotondo, il pellegrinaggio che dura ancora oggi. Credevano che dopo la morte di Padre Pio finisse, e invece, ma ho letto questo oggi, che arrivano a San Giovanni Rotondo, mi pare, non so se l'ho letto adesso, nel pomeriggio, 6 milioni di pellegrini ogni anno. La chiesa non basta più. E stanno facendo una chiesa nuova capace di 30.000 persone. Perché è adesso. Allora, appena si è diffusa la voce, capite, il diluvio, il pellegrinaggio mondiale. Sapete, il pellegrinaggio mondiale come quello da Padre Pio si è verificato altre due volte nella storia. Nel secolo IV, quando andavano da tutto l'impero romano in Egitto, dopo che c'era un altro santo, Sant'Antonio Abate. Da tutto il mondo andavano, si raccomandavano tutti a questo santo. Dopo, nel secolo scorso, in Francia, dal santo curato d'Ars. Ma non c'è confronto col pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, non c'è confronto. Dunque, e naturalmente, cos'è successo? Che la notizia è arrivata a Roma, perché Padre Pio era il primo sacerdote stigmatizzato della storia. E ora, il Papa cosa ha fatto? Mica sono venute solo le voci buone al Papa, erano arrivate anche... Perché Padre Pio aveva cominciato a confessare, no? E allora era rigido. C'erano i contrasti, c'erano i lamenti, no? E il Papa cosa ha fatto? Ha mandato il suo medico personale, ha mandato il suo teologo, i suoi teologi di fiducia e gli hanno riferito. Quando gli hanno riferito, cos'è che ha detto il Papa? Ecco, Padre Pio dice, è uno di quegli uomini che Dio solo raramente manda sulla terra per riportare a lui il genere umano. Allora è vero, ce l'ha detto il Papa, un Papa che aveva fatto gli accertamenti, già si era accorto che Padre Pio costituiva veramente un intervento divino, ma un intervento straordinario, unico, uno di quegli uomini che Dio solo raramente manda sulla terra, per riportare a lui tutto il genere umano. Quindi Padre Pio non era solo per l'Italia, è per tutto il mondo. Fatima è avvenuta in Portogallo, ma la Madonna quando ha fatto il grande miracolo del sole, il 13 di ottobre, cos'è che aveva detto? La Madonna, farò un grande miracolo perché tutto il mondo creda. Capite che c'è l'intervento, un intervento per il mondo, per tutto. Quindi, interventi divini, interventi mondiali, universali, sia quello di Fatima come Padre Pio e San Giovanni Rotondo. Benedetto XV è un Papa, Pio XII, mamma mia, Pio XII, lo voleva fare santo in vita. Se avesse potuto, diceva, se io potessi lo farei, lo proclamerei santo in vita. E Giovanni Paolo II, no, Padre Pio non è ancora santo, ma quando è andato a San Giovanni Rotondo, nel centenario della nascita di Padre Pio, sulla tomba di Padre Pio ha fatto un discorso uguale a quello che avrebbe fatto se l'avesse beatificato a Roma. Cioè non l'ha beatificato, ma con le parole che ha detto, cos'è che ha detto? Padre Pio dice, guardate, è un punto di riferimento per tutti. Cosa vuol dire? L'esempio. E l'ha dichiarato modello, capite, di vita religiosa, esempio a tutti i sacerdoti, specialmente per la messa, come la celebrava, e per il ministero delle confessioni, e dopo ha detto è motivo di speranza per questo mondo, per questo secolo nostro sconvolto. E dopo cos'è che ha ricordato il Papa? La grande opera, la casa sollievo della sofferenza. Io per esempio l'ho vista nascere, capite? Non c'era niente quando andavo io. C'era solo roccia. E dopo piano piano ho visto le prime mine, quando hanno cominciato, ed è uno dei più grandi, non ospedali d'Italia, uno dei più grandi ospedali d'Europa, cioè sta alla pari con i più grandi ospedali d'Europa. Sicché, allora, ecco i papi, ma voi direte, ma i papi sì, ma adesso io, questo Padre Pio, per me cos'è che dice? Cioè, i papi hanno detto, loro si riferiscono, come si dice, alla figura di Padre Pio
sul piano mondiale, sul piano universale, ma per me. Cos'è che indica, cos'è che dice Padre Pio? Dov'è che devo io stare attento? Dov'è che interessa alla mia persona Padre Pio oggi? Ecco il punto che io vorrei farvi, che io vorrei, come si dice, farvi presente. Allora, cos'è che io trovo? Che sapete che Padre Pio, prima di morire, un mese prima di morire, ha fatto mandare una lettera a tutti i gruppi di preghiera del mondo. Agosto, è che mi dispiace di non averla qui, ma l'ho trovata girando, sa. Ho trovato questa lettera, l'ultima lettera che Padre Pio personalmente ha fatto scrivere a tutti i gruppi di preghiera del mondo. Sapete cos'è che ha scritto in questa lettera? Le ultime parole di Padre Pio a tutti quelli che lo seguivano nel mondo. Le parole di Padre Pio, le ultime sono queste. Le ultime chiamano, sono sempre in mezzo a voi. Se voi andate a vedere il Vangelo, perché Padre Pio ha imitato in tutto Gesù Cristo, è imitatore perfettissimo. Se voi andate a leggere il Vangelo, cosa trovate? Qual è l'ultima parola che ha detto Gesù agli apostoli? Sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. E Padre Pio dice, ecco, sono in mezzo a voi. Ma com'è che io guardo, com'è che devo guardare a Padre Pio in mezzo a noi? Allora, troviamo che questo Papa sta guidando, perché sapete, bisogna guardare il Papa, no? Che strada, cos'è che indica i fedeli di oggi? Il Papa di oggi, a ogni anima cristiana, indica, sta attenta, dice il Papa, sta attento, la strada che ti indico io, sai qual è, se vuoi proprio veramente essere cristiano, essere cristiana come tocca, guarda, la strada che io ti indico è quella della santità. Voi dovreste aver letto tutti, capite, dovreste aver letto tutti, una lettera che il Papa nel 1994 ha mandato a tutti i fedeli. E dice, questa lettera è per ogni fedele, per ogni cristiano, per ogni cristiano. E cos'è che traccia in questa lettera? Traccia quale deve essere lo stato d'animo, quale deve essere, diciamo, l'ideale, che deve portare avanti ogni cristiano, ogni cristiana che crede a Gesù Cristo, per prepararsi al grande giubileo del 2000. Era il Papa dice, tu se vuoi proprio prepararti bene a celebrare i 2000 anni della nascita di Gesù Cristo, sta attento che devi avere questo nel tuo cuore, l'anelito verso la santità. Vi dico subito, se volete capire il significato di queste parole, anelito verso la santità, bisognerebbe che voi prendeste in mano i 4 volumi delle lettere di Padre Pio, sono quasi 5.000 pagine. E Padre Pio dichiara in queste pagine che lui si sente trasportato dall'anelito di santità. Voglio capire, ecco, capite l'attualità di Padre Pio. Ma Padre Pio, cos'è che è per me oggi? Cosa è per te? Leggi quello che ti dice il Papa. Tu quando ti presenterai, ognuno di noi sappiamo se arriveremo al 2000, no? Chi è che lo sa? Nessuno. Però quando ti presenterai al tribunale di Dio, Gesù Cristo ti dirà, sei mio discepolo, sì. Hai messo in pratica quello che io ho detto, chi ascolta voi ascolta me, chi ascolta il Papa ascolta me. Hai messo in pratica quello che ti ha detto il mio vicario? Ti sei impegnato a celebrare i miei 2000 anni da quando io mi sono incarnato, come ha detto il Papa? Cioè, cerchi in questi anni di seguire, di vivere un anelito di santità nel tuo spirito per prepararti a farmi festa nel mio bimillenario della redenzione? Ecco il punto. Cioè, capite, non è una cosa che non mi interessa, perché al tribunale di Dio io sarò giudicato su questo punto. A chi è che devo ubbidire prima di tutto? Al Papa? E Gesù Cristo diceva a Santa Margherita Maria 300 anni fa, attenta, dice, quando uno non è ubbidiente, se viene da me, quanto più cerca di venirmi vicino, tanto io più mi allontano. Era il Papa, sapete com'è che dice? Non è che lui dice, ma chi l'ascolta? Dice, sono venuti in una nazione di sordi. Dice, ma quasi nessuno l'ascolta. Comunque però, il Papa ha detto così. E dopo dunque il Papa cosa dice? Dice che quello che oggi, di cui oggi ha urgente bisogno tutta la Chiesa, sono i santi.
E dice che ogni cristiano dovrebbe essere un evangelizzatore, perché c'è in atto la scristianizzazione. Ma se tu vuoi essere evangelizzatore valido, il Papa dice che bisogna che tu sia santo. Allora, ecco, dopo, mica solo questo dice il Papa, dice, capite, dice che i cristiani, tutti i cristiani, cos'è che desiderano vedere? Desiderano vedere Gesù Cristo di nuovo, specialmente dei sacerdoti. Allora, cos'è che io guardo, cos'è che trovo? Che questo Cristo, che il Papa dice i fedeli vogliono vedere tutti oggi, c'era qua in mezzo a noi, c'era qua in Italia. Bastava vedere Padre Pio e vedevate Gesù Cristo. Quindi, Gesù Cristo era intervenuto prima che arrivasse questa situazione. Gesù Cristo aveva previsto questa, e il rimedio l'aveva già messo al principio del secolo. Se dopo voi andate a studiare la vita di Padre Pio, cos'è che trovate? Perché voi direte, ma santità, santità, il Papa che dice santità, santa di santità. Sapete, questa è la strada giusta. La Chiesa l'ha proprio, come si dice, l'ha infilata alla fine del secolo. Sapete questa strada qui della santità, chi l'ha tracciata a Padre Pio? Gesù Cristo stesso. Se voi andate a leggere le testimonianze di Padre Pio sue, nel 1903, Padre Pio aveva ancora 16 anni, nel gennaio del 1903 aveva 15 anni e mezzo. Allora lui racconta che gli è comparso Gesù, che gli ha indicato quella che sarebbe stata tutta la sua vita nel secolo, gli ha indicato come sarebbe stato tutto il secolo nostro, gli ha detto guarda che la tua vita sarà una lotta continua contro Satana, gli ha portato tutto l'inferno, gli ha fatto fare la prova generale, capite? Gesù ha fatto fare a Padre Pio le manovre della guerra contro tutto l'inferno. Lo sapete, no? Il 3 gennaio del 1903. Gesù a Pietralcina gli ha portato tutto l'inferno col comandante supremo. Dice che era un gigante così grande che arrivava fino alle nubi. Mi faceva tremare, sobbalzare il cuore solo a vederlo. Quando Gesù mi ha detto di affrontarlo, madre mia, mi sentivo morire. E allora Gesù mi ha detto, non aver paura, io ti sto vicino. Combatti da forte. E guarda, dice, ho già la corona pronta per te. E da sotto il manto Gesù mi ha mostrato già la corona tempestata di gemme, capite? Per la vittoria. A 16 anni, ne ancora compiuti, Padre Pio ha sbaragliato l'inferno. Tra gli applausi degli angeli. E allora Gesù gli ha detto, guarda che Satana non è che dorme, sai quante volte verrà, ma guarda le altre corone che ho pronte per te. Allora, cos'è che davanti a quale fatto è che ci troviamo? Ecco, che Gesù ha detto a Padre Pio in quella circostanza la linea che doveva seguire in questo secolo. Sapete cosa gli ha detto? Gli ha detto, santificati e suscita santi, e santifica. Che è la stessa linea lungo la quale ci invita a camminare oggi il Papa. Allora io devo andare a vedere, cos'è mai questa santità? Perché noi diciamo Padre Pio santo. Capite? È un santo Padre Pio, sei un santo. Qui vedete c'è il cardinale segretario di Stato, che è quel secondo dopo il Papa, quest'anno in maggio cosa ha detto di Padre Pio? Ha detto così, è non un santo, è un santo gigantesco. Sicché. Allora cos'è questa santità? Perché capite, se io devo dire, Padre Pio ha camminato per la via della santità, gliel'è indicata Gesù Cristo. Bene, lui ha realizzato il massimo della santità. E dopo gli ha detto, guarda, suscitarmi santo. Che è quello che continua a dire. Cioè è la strada lungo la quale oggi il Papa chiama, perché capite, non basta essere cristiani. Cristiano è un nome che non ha più, non vale il cristiano. Quello che vale è il cristiano santo, la cristiana santa. Questa è quella che ti qualifica. Allora, cosa è questa santità? Ecco il punto. Allora, la santità, sapete, è fatta di tre cose. Quali sono? Per capire bene. Allora, la santità è data da tre fatti. Primo, l'unione con Dio, o la preghiera. Secondo, è prendersi i pesi degli altri. Terzo, la santità è far contenti gli altri. Cioè, in piccolo, dov'è che l'avete? In ogni famiglia, di solito, se la mamma è veramente mamma, attua questo programma,
perché la mamma è quella che prega, quella che va a messa, che cerca di stare unita a Dio. La mamma è quella che si carica di tutti i pesi. E cos'è che desidera la mamma? Far contenti figlio e marito? No, ma non è così. Il santo queste qualità le vive all'eroismo. Allora Padre Pio, queste qua, pensate voi, la preghiera Padre Pio era al massimo della preghiera, al vertice della preghiera. La preghiera, sapete che ha una scala. Nella preghiera Santa Teresa d'Avila distingue nove, diciamo, gradini, ecco. Padre Pio dov'è? Sapete i gradini quali sono? C'è la preghiera vocale, la preghiera mentale, c'è la preghiera affettiva, c'è il raccoglimento acquisito, cosiddetto, c'è il raccoglimento infuso, dopo c'è l'orazione di quiete, dopo c'è l'orazione statica, dopo c'è il fidanzamento spirituale, dopo c'è il matrimonio spirituale e dopo sapete cosa c'è in alto? In alto c'è la trasformazione in Dio. Per cui l'anima è persona umana, non è persona divina, però acquista qualità divina, è trasformata in Dio, sembra Dio. Padre Pio era a questi gradi altissimi di preghiera. La prova, quando un'anima arriva a questi gradi altissimi, se compaiono le stimmate, quelle sono segno che l'anima è arrivata a queste altezze. Allora, padre, la preghiera, il prendersi i pesi degli altri, madre mia, padre Pio, li voleva tutti lui, voleva il patire di tutti, si è preso tutte le pene di Gesù Cristo, voleva il patire di tutti gli ammalati, di tutti i sofferenti, i castighi di tutti, mi capite il discorso? E cos'è che voleva padre Pio? Cos'è che voleva padre Pio? Padre Pio voleva far contenti tutti. Allora, però sapete, nella qualità, diciamo, tra le caratteristiche della santità, ce n'è una che rappresenta il massimo della santità. Sapete da cos'è costituita? Il massimo della santità non è costituito dallo spirito di preghiera, anche quello. Non è costituito, capite, dal patire, dall'amore al patire, sì, anche quello. Non è costituito dalle opere che uno può compiere. Il massimo della santità si trova, c'è una santità che è al massimo, quando? Quando la persona non guarda in faccia a nessuno, non scende a compromessi con nessuno, e non ha paura di subire tutte le persecuzioni piuttosto di acconsentire al male. Cioè ha il coraggio di opporsi al male anche a costo di sacrificare la vita. Ora, se voi andate a vedere la vita di Padre Pio, trovate che proprio in Padre Pio si trova questo massimo di santità, che Padre Pio non è mai stato conformista. Non guardava in faccia a nessuno. Lo presentano, capite, com'è che tante volte lo dicevano, il frate che prega, ma no, certo che era il frate che prega, ma era il frate che aveva il coraggio di resistere a qualsiasi persona che si fosse, come si dice, messa a giustificare il male. In Padre Pio trovava l'opposizione assoluta. E difatti, cos'è che trovate nella vita di Padre Pio? Che proprio perché si è opposto al male ha incontrato le più grandi persecuzioni. Allora, prima ecco, di delineare i caratteri fondamentali della vita di Padre Pio, se voi andate a guardare la sua vita, cosa trovate? Perché sapete che la vita di Padre Pio si è svolta, insomma, fino ai 30 anni circa, a Pietrelcina. E allora, il primo periodo, diciamo, Pietrelcina, vita nascosta. Chi è che conosceva Padre Pio? I confessori? I direttori spirituali? Qualche persona, e dopo la vita pubblica di Padre Pio, che l'ha vissuta a San Giovanni Rotondo, e Dio l'ha messo, ecco, di solito i santi sono conosciuti dopo morte, invece Padre Pio cos'è che ha di speciale? Che lui era conosciuto già in vita, cioè Dio l'ha messo nel candelabro ancora prima della morte. Perché? Sapete perché ha potuto metterlo nel candelabro? Perché era di un'umiltà spaventosa. Si riteneva il più grande dei peccatori, peggiore di Adamo, peggiore di Eva,
Ecco, capite? Allora, cos'è che troviamo? Nella vita di Padre Pio troviamo un periodo nascosto, come per Gesù Cristo a Nazareth, per dire, e un periodo pubblico. A Petrelcina, li volevano tutti bene, era dolcissimo. Dunque, è nato nel 1887. E a 5 anni però, a 5 anni, ancora prima di nascere lui diceva che già pativa, quindi era santo, già prima di nascere. Quando era in fase, il diavolo l'aveva già scoperto. Gli uomini l'ha scoperto 30 anni dopo, ma i diavoli l'avevano già scoperto quando era in fase, già lo combattevano. Naturalmente se aveva i demoni non poteva mancare Dio vicino a lui. Allora lui a 5 anni dichiara che già vedeva Gesù, già aveva la Madonna che gli compariva e già l'angelo gli era amico, l'angelo, lui vedeva l'angelo, gli angeli. Vi ho detto che a 16 anni ha avuto la grande missione da Gesù Cristo. San Francesco d'Assisi l'ha avuta che era quasi a 26-27 anni la missione, quando Gesù Cristo gli ha detto restaura la mia chiesa. Padre Pio invece a 16 anni da Gesù Cristo, dice lui che si è presentato Gesù Cristo con gli angeli, gli ha portato tutto l'inferno, ve l'ho detto prima, e gli ha dato proprio la missione santificati e santifica a 16 anni. E nel 10, sapete che l'hanno ordinato sacerdote, e il 20 settembre del 1910 Gesù gli ha dato le stimmate. Voi direte perché il 20 settembre 1910, perché ve lo dico? Perché 3 giorni prima di morire, io posso testimoniare questo fatto, 3 giorni prima di morire, il 20 settembre del 1968, una figlia spirituale che si chiama Cleonice Morcalli, gli ha detto: Padre, questa mattina ho recitato 50 Magnificat per i 50 anni di stimmate. Sapete cosa le ha risposto Padre Pio? 3 giorni prima di morire, 2 giorni e mezzo prima di morire. 58 anni. Allora, se lei aveva detto 50 anni di stimmate e Padre Pio le dice 58 anni il 20 settembre del 1968, vuol dire 58 anni prima, bisogna che andiamo al 20 settembre 1910. E infatti Padre Pio dice che cos'è che ha testimoniato? Che quando ha visto le mani, i piedi, il cuore che grondavano sangue nel 1910, 40 giorni dopo l'ordinazione sacerdotale, ha detto a Gesù: nascondi i segni, aumenta il dolore, ma nascondi i segni. E Gesù l'ha ascoltato. E su tanti santi si legge che quando vedevano le stimmate, pregavano Gesù che nascondesse i segni, aumentare il dolore dentro, ma che non si vedessero i segni. E quanti anni Gesù ha tenuto le stimmate nascoste? 8 anni. Ma nel 1912. Cos'è che dice Padre Pio? Che stamattina dice Gesù, il mio cuore non c'era più. Il mio cuore si era fuso con quello di Gesù Cristo. Non c'erano più due cuori, ce n'era uno solo, la fusione del cuore. Dopo sapete, Padre Pio, tanto per dirvi la vita, del 1913-14 Padre Pio ha avuto tutta una catena di grandi rivelazioni. Quando Gesù Cristo gli ha descritto la situazione del mondo e gli uomini dice: meno mi offendessero, meno li avessi amati, meno mi offenderebbero. E dopo gli ha detto: no, ma Gesù diceva a lui: guarda che sono sempre in agonia. E gli ha mostrato, capito, gli ha descritto la situazione generale in cui vivono i cristiani. E dunque, dopo, nel 1915, 17, 18, c'è Padre Pio che parla dell'Italia, c'è Gesù che parla a Padre Pio dell'Italia. Allora, per esempio, cos'è che dice Gesù a Padre Pio? Gli dice che Dio aveva deciso di preservare l'Italia dalla prima guerra mondiale. Difatti, vedi, dice che nel 14 sono entrate le altre nazioni e io avevo preservato, volevo che l'Italia non entrasse nella prima guerra mondiale. Proprio un tratto di misericordia. Bastava che l'Italia si pentisse, entrasse in se stessa. Vedendo il castigo delle altre nazioni, bastava che gli italiani intonassero il miserere, avessero detto: Signore, perdonaci. E invece dice Gesù a Padre Pio:
Gli italiani non hanno capito il tratto della mia misericordia, li punerò peggio delle altre nazioni. E allora Gesù annuncia, capite Padre Pio, questo trattava con Gesù Cristo, della guerra. E allora Gesù dice a Padre Pio, sta attento, dice, che questa guerra sarà lunghissima. E quando Padre Pio domandava a Gesù per la fine, Gesù Cristo no, gli voltava gli occhi da un'altra parte, guai parlare a Gesù Cristo della fine della guerra. E fin quando è che Gesù, Padre Pio dice che Gesù ha assunto con lui questo atteggiamento? Fino alla fine del 1917. Quando alla fine del 1917 i superiori dicevano a Padre Pio, ma domanda a Gesù, quando è che finisse questo calvario? E allora lui domandava, quando è che Gesù ha cominciato, insomma, una volta dice, mi ha fatto, insomma, mezzo sorriso con la bocca, capite, insomma, e quando? Alla fine del 17, e che non mi ha risposto, solo con le mani mi ha fatto così, come a dire piano piano. E sapete chi ha accelerato la fine della guerra? Padre Pio. Come? Tanto per dirvi, Padre Pio, che non crediate che Padre Pio sia così, perché bisogna conoscerlo a fondo. Sapete, per esempio, nel 1920, vi anticipo, 1920, leggete, adesso fanno a Bologna, fanno santa una fondatrice, che si chiama Eleonora Francesca Foresti, l'avete mai sentita nominare, ha fondato un ordine di suore, le riparatrici, suore riparatrici, è morta nel 1967, è vissuta per quasi tutto il secolo, qua, insomma per quasi tutta la vita, che portava l'Eucaristia qua, non si scioglieva mai la particola da una comunione all'altra. Allora lei com'è che era figurata? Andava via per le strade con fiori in mano. Come in chiesa c'è il Santissimo, che ci sono i fiori, lei, siccome aveva l'Eucaristia, andava via per le strade col fiore. Quando era in casa, aveva sempre vicino la lampada del Santissimo, come c'è vicino al tabernacolo, così è vicino. Allora, cos'è che ha detto a questa santa? Ma capite, in Italia, mica sono finiti i santi, ce n'era, Padre Pio era il sole, ma dopo ce n'erano. Cos'è che ha detto Gesù a questa santa nel 1920? Sta attenta, dice. In Italia doveva vincere il comunismo come i russi. Chi ha impedito la vittoria del comunismo in Russia è stato Padre Pio con le sue preghiere. Quando gli italiani sapranno proprio la storia completa di Padre Pio, dovranno dire, ah, questo è stato proprio il nostro papà, il nostro benefattore. C'è protettore San Francesco, c'è protettore Santa Caterina, ma altro che protettore Padre Pio. Allora, vi ho detto che Padre Pio è intervenuto per la prima guerra mondiale. Come? Sapete come? Se voi andate a vedere la storia, trovate che il 3 maggio il Papa del 1918, cioè la guerra non finiva mai, pianti, morti, vero, distruzioni. Sapete che nel 1917, mi pare in settembre, c'è stata la disfatta di Caporetto, lo sapete o no? Chi è che ha salvato la situazione disperata in quel momento? Padre Pio. Perché? Perché dopo la disfatta di Caporetto, a Padova, nel Palazzo Dolfin, c'era il Comando Supremo e lì c'era il generale Cadorna. Quando il generale Cadorna ha sentito che venivano da Roma il re, veniva per deporlo, per togliere il comando, e volevano passarlo a un altro, insomma, al Consiglio Interalleato, e diceva, qua mi trattano peggio di un furiere, capite? Aveva deciso di suicidarsi. Aveva messo le guardie intorno al palazzo, i soldati, non doveva passare nessuno, mentre stava mettendo in atto l'insano proposito di spararsi, chi è che si è visto davanti? Un frate, che l'ha dissuaso, ma non sapeva chi fosse. Ha domandato, ma chi era il frate che è entrato? Le sentinelle, ma nessuno è entrato. Come dice, non entra. E insomma, chi era questo frate? Non si è sparato? Pensate se il comandante supremo si fosse sparato. Dov'è che arrivavano gli austriaci? A Palermo, arrivavano in Libia. Il comandante supremo si spara, vuol dire che proprio la situazione è finita, no? Dopo finita la guerra, sono venuti fuori gli articoli sui giornali con fotografie gigante di Padre Pio. L'ha visto, no? Era a Roma. Questo dice, parte, va a San Giovanni Rotondo, domanda di Padre Pio, il superiore le dice, adesso viene, che sta in coro, vero? Lo vede che viene in mezzo agli altri frati, sta per salutarlo, Padre Pio lo previene. Generale, dice, l'abbiamo passata bella quella notte.
Ma capite, il colpo definitivo Padre Pio l'ha dato nel 1918. Il 3 maggio del 1918 il Papa scrive una lettera a tutto il mondo cattolico e domanda preghiere di riparazione. Padre Pio, neanche un mese dopo, cosa fa? Lo dice lui nelle lettere, lo testimonia i suoi confessori, dice: mi sono offerto a Dio secondo le intenzioni del Papa. Allora, dice Padre Pio che durante quella messa si è trovato chiuso in un carcere spaventoso. Dovrei leggervi la lettera dove descrive dove lui si è trovato dopo che si è offerto a Dio, le pene immense in cui si è trovato immerso. Dio aveva accettato la sua offerta, certo, no, se si è trovato già in mezzo a pene mai incontrate fino allora. La prova che il Dio, sapete, è vero, che gli stigmatizzati sono tutte anime vittime. Non tutte le anime, cioè, cosa vuol dire anime vittime? È un'anima che si offre a Dio. Distruggimi, mi unisco all'offerta che hai fatto tu sul Calvario. Signore, guarda, io se tu mi annienti, mi mandi le malattie, tutto quello che vuoi, guarda, io ti benedirò sempre. Ecco l'anima vittima. Che non va in cerca della guarigione, non so se mi spiego. Non si ribella se viene colpita, anzi, finalmente. Allora, non tutte, dunque, no, tantissime sono le anime vittime. A San Giovanni Rotondo, intorno a Padre Pio, ce n'era una caterva. Sapete quante anime vittime? A non finire. E dunque, però, non tutte le anime vittime sono stigmatizzate. Però tutti gli stigmatizzati prima sono stati anime che si sono offerte in vittima a Gesù Cristo. Allora, la conferma, ecco, che il Dio ha accettato l'offerta vittima, le stimmate. E allora Padre Pio, il 30 maggio si offre vittima a Dio, secondo le indicazioni del Papa, per la fine della guerra. Si trova immerso in un carcere spaventoso, e capite, di sofferenze spirituali spaventose. Il 6 agosto Gesù gli dà le stimmate. La trasverberazione cos'è? Si presenta Gesù con una lancia infuocata e gli ferisce il cuore. Per cui Padre Pio è vissuto 50 anni col cuore spaccato. Il 20 di settembre le stimmate, la vittima completa. Al 4 novembre 18 finisce la guerra. Ecco, capite che come lui è intervenuto a affrettare la fine della guerra. Dunque Padre Pio, quando ha avuto le stimmate, le folle, ha cominciato a confessare. E sapete, Padre Pio, cos'è capitato quando ha cominciato a confessare? È capitato che sono cominciati, diciamo, lui mandava via, non guardava in faccia a nessuno. E allora ecco che sono cominciati i contrasti, le persecuzioni. E Benedetto XV lo ha difeso, si è schierato con lui, ma dopo, capite, sapete, è vero, che Padre Pio è stato perseguitato, ma una persecuzione che è durata 10 anni. E chi è che ha difeso Padre Pio? Sapete chi l'ha difeso? I peccatori che lui aveva convertito. Dal 1923 al 1933, pensate che per due anni Padre Pio è stato isolato dal mondo, è chiuso nel convento come un carcere, non poteva neanche fare un segno di croce, niente, doveva dire messa chiuso a chiave. E l'avevano accusato di tutto, ma non avevano fatto processi, non avevano indagato, credevano alle accuse, così. E lui era vittima. E chi è che l'ha accusato? L'ha accusato Gemelli, padre Gemelli, capite, il fondatore, l'ha accusato l'arcivescovo di Manfredoni, l'hanno accusato i sacerdoti di San Giovanni Rotondo, insomma una congiura. Chi è che ha difeso Padre Pio? Sapete chi? Chi guidava il gruppo di difensori di Padre Pio era un santo. Un altro grande santo che fa l'unione tra San Giovanni Bosco e Padre Pio. L'Italia nel 1800 ha avuto San Giovanni Bosco. Nel passaggio tra San Giovanni Bosco e Padre Pio, chi è che troviamo? Un altro grande santo, che se andate a Tortona lo vedete conservato intatto dopo 50 anni, il Beato Luigi Orione. Quello guidava a Roma la difesa di Padre Pio. E insieme col Beato Luigi Orione c'era un altro santo, il servo di Dio Longhin di Treviso, vescovo di Treviso, i vescovi cappuccini, capite? E dopo, chi è che si muoveva a San Giovanni Rotondo? Chi è che si dava da fare?
Per esempio c'erano dei laici. Uno di questi è un torinese che si chiamava Emanuele Brunato, convertito da Padre Pio. E dopo dice, ma come mai, dice, questo che mi ha convertito è maltrattato in questa maniera? Come mai? E allora è andato in cerca, capite? E hanno scoperto piano piano che chi portava le accuse continuamente a Roma contro Padre Pio, chi era? L'arcivescovo di Manfredonia. E chi le firmava? I preti di San Giovanni Rotondo. Per cattiveria, per odio, per invidia, non so come è capitato, come con Gesù Cristo. Quando il Papa ha capito, allora ha detto, ecco, dice, cioè Padre Pio è stato il primo a portare vittoria. La prima volta, dice il Papa Pio XI, che il Santo Ufficio è stato costretto a rimangiarsi i suoi decreti, contro Padre Pio. Ecco, capite Padre Pio, il santo, ma perché? Perché aveva incontrato questa persecuzione? Lo sapete perché? Perché Padre Pio, cos'è che ha fatto durante tutta la vita? Padre Pio durante tutta la vita ha fatto una sola cosa, solo confessione. Ma confessava come toccava. E naturalmente prima di morire, Padre Pio ha costruito il grande ospedale della Casa Sollievo della Sofferenza e dopo ha incontrato, Gesù gli aveva detto 50 anni prima, nel 18, guarda, dice, che tu vuoi morire adesso, perché Padre Pio desiderava la morte, chiamava la morte, ma non, capite, per disperazione, no? Perché la morte per lui costituiva l'ultimo velo che gli impediva di vedere Dio faccia a faccia. Via il velo e mi trovo davanti a Dio. Allora invocava la morte e diceva muoio perché non muoio, come i santi grandissimi. E Gesù gli dice, tu vorresti morire? No, ma tu dovrai vivere a lungo. Ecco, capite, Padre Pio ha attuato un disegno di Dio in tutto il secolo. Dovrai vivere a lungo, dovrai salire il Calvario fino alla vetta, dovrai esalare l'ultimo respiro, abbandonato da tutto e da tutti, dopo aver sorbito il calice del Getsemani fino alla feccia. E infatti Padre Pio, sapete che negli ultimi anni della vita è stato di nuovo perseguitato. E ha avuto la sventura, come Gesù crocifisso, di morire condannato. Gesù è morto condannato. Padre Pio gli diceva, a una figlia spirituale, Gesù diceva di Padre, il tuo padre spirituale mi deve imitare in tutto. Allora ecco, capite, la vita di Padre Pio. E dunque, com'è che mi sono trovato? Io mi sono trovato coinvolto nella persecuzione ultima contro Padre Pio. E quindi l'ho seguita proprio passo per passo. Da quando è scoppiata fin quando si è conclusa. E se voi mi domandate come mai Padre Pio non è ancora santo, come mai per esempio il beato Giuseppe Escrivá de Balaguer, che pure aveva avuto delle grandi questioni con Franco, cioè lui, capite, in Spagna, come mai quello è morto dopo Padre Pio, è già beato e Padre Pio non è ancora venerabile? Perché Padre Pio è morto condannato e si è trovato tutta la Chiesa contro. Lui non ha sofferto per la Chiesa, ma è stato bastonato dalla Chiesa, perseguitato dalla Chiesa, che lui serviva. E allora, ecco, capite, perché ancora la causa di beatificazione è lenta, non è conclusa. Mi sono trovato che ho conosciuto Padre Pio quando ero ragazzo, giovane, e allora mi sono trovato coinvolto nella persecuzione. Ma, sapete, voi non potete immaginare in che maniera. Perché a me, per esempio, volevano che firmassi contro Padre Pio, perché hanno fatto una vera congiura contro Padre Pio. Volevano distruggerlo. E chi ha detto di quello che volevano fare? Beh, io non sapevo niente. Era Padre Pio che mi diceva le cose prima che avvenissero. Allora, cos'è che mi ha detto un giorno? Ha detto, lo sai, dice, il tuo vescovo ha distrutto la sua opera e vorrebbe distruggere la mia, tanto per darvi un'idea. Mi ha detto, guarda che il tuo vescovo ti ha portato davanti al Papa, devi difenderti in questa maniera, mi diceva. E dopo diceva Padovani, se potessero mi farebbero a pezzi. E quando ha denunciato, capite, si è espresso per un altro fatto, ha detto, sta attento, dice, mi metteranno tutti contro, mi renderanno la vita impossibile, mi daranno qualsiasi ubbidienza. Capite? Lui prevedeva prima quello che gli sarebbe capitato. E allora, tanto per darvi un'idea,
Io sono stato chiamato a deporre il processo di beatificazione e ho deposto per un mese intero. E chi è che mi ha guidato a deporre bene a favore, cioè per fare una testimonianza perfetta? Sapete chi mi ha guidato? Il diavolo. Voi direte come? E mi era capitato, capite, negli anni passati, che avevo fatto un esorcismo. E per vedere se c'era il demonio o no, sa, avevo fatto all'indemoniato una domanda, ma ero mica io solo prete, c'erano anche degli altri. Allora gli ho domandato, dimmi, ho detto, chi è Padre Pio? Sapete il diavolo cosa mi ha risposto? Non poteva darmi risposta più perfetta. Mi ha detto, padre, un mistico che presto sarà santo. Capite, un mistico? Mica ha detto un santo. Fin adesso noi abbiamo parlato che Padre Pio era un santo, ma Padre Pio non era, era un santo sì, ma di una categoria speciale. Era un santo mistico. Non tutti i santi sono mistici, tutti i mistici però sono santi. Cosa vuol dire mistico? Sapete cosa vuol dire? Ecco, supponete uno che è già in paradiso, un essere del cielo, supponete uno che vive in paradiso che viene imprestato alla terra. Vive già su questa terra come fosse in paradiso. Perché? Cos'è che in paradiso cosa capita? Che si vede Dio viso a viso. Si vedono gli angeli, si vede la Madonna. E i mistici vivono su questa terra come fossero già nell'altro mondo. Sono esseri straordinari. Allora voi parlate con un mistico. Un mistico conosce il futuro, conosce il passato, sa dirvi la malattia, non so se mi spiego, sa darvi la risposta giusta, vede gli angeli, vede i dannati, sa se uno, quando uno è morto se è salvo o no, capite? Ah, questa penetrazione divina. Sembra quasi un Dio in terra. Ecco, ora Padre Pio non era solo un santo, era un mistico. E dopo cos'è che mi ha guidato alla deposizione, al processo? Quando una frase che Padre Pio aveva detto di se stesso. Un giorno una signorina Cleonice Morcaglia aveva detto a Padre Pio, padre, com'è che vi devo pensare? Ecco, il diavolo mi ha detto un mistico, no? E Padre Pio cos'è che ha detto di se stesso? Pensami, mi ha detto, imitatore di Cristo. Ma allora cos'è che ha realizzato Padre Pio? Tutti i santi sono imitatori di Cristo. Ma Padre Pio cos'è che imitazione è che ha realizzato? Ha realizzato l'imitazione più perfetta. Al punto che, ecco, se volete farvi l'idea esatta di chi era Padre Pio, io vi ho detto un santo, vi ho spiegato cos'è la santità, ma non ho detto niente. Dunque Padre Pio non solo è un mistico, ma è uno stigmatizzato, non tutti i mistici sono stigmatizzati. Allora, tutti gli stigmatizzati sono, capite, sono mistici, ma non tutti i mistici stigmatizzati. E che tipo di stigmatizzato è Padre Pio poi? Che è il primo sacerdote in tutta la storia del cristianesimo che ha avuto gli stigmati. Tanti stigmatizzati c'erano stati, prima di Padre Pio. Le donne sono quasi 500 le stigmatizzate. Gli uomini c'era stato San Francesco, San Carlo d'Assisi, ma non erano mica sacerdoti. Padre Pio è il primo, in assoluto. E allora, dov'è che è stato imitatore di Gesù Cristo, Padre Pio? Imitatore perfettissimo, certo, perché, pensate, si è presentato come un altro Cristo. Allora, se volete proprio avere l'idea esatta di chi era Padre Pio, dunque dovete far vostro, io lo dico sempre, perché l'ho scoperto, mi è capitato di studiare San Giovanni Bosco. E allora cos'è che ho trovato in San Giovanni Bosco? Che una volta ha concesso un'intervista e gli hanno chiesto, il giornalista, com'è che vede il futuro? Eravamo a quattro anni prima della morte di San Giovanni Bosco, 3 anni prima che nascesse Padre Pio. Dunque nel 1884. Allora questo giornalista domanda a San Giovanni Bosco, un giornalista francese, gli domanda, com'è che vede il futuro? Ah, dice, vedo triste.
Però sono sicuro che Dio non abbandonerà la Chiesa. E la Madonna, specialissima portrettrice del nostro tempo, abbiamo detto prima, susciterà dei nuovi redentori. Ah, allora capite. Io riesco, cioè capisco bene chi è Padre Pio, non se dico se è un santo, non se dico se è un mistico, non se dico che è uno stigmatizzato. Per arrivare proprio a definire chi è Padre Pio, ci arrivo se lo inquadro non sui santi, non sugli stigmatizzati, ma lo inquadro su Gesù Cristo. Ma in quale punto di Gesù Cristo? Perché sapete, i santi cos'è che riproducono? Vari atti di Gesù Cristo. Per esempio, ci sono i santi che aiutano i poveri, ecco Gesù Cristo misericordioso. Ci sono dei santi che predicano, ecco i dottori, non so se mi spiego. Insomma, le azioni di Gesù Cristo sono tante e i santi ne riproducono o l'una o l'altra i vari atti di Gesù Cristo. Vado a cercare dov'è che Padre Pio ha riprodotto Gesù Cristo. Qual è la più grande opera che ha compiuto Gesù Cristo su questa terra? La redenzione. E dov'è che trovo Padre Pio? Lo trovo che continua la redenzione, un nuovo redentore. Ma chi è che mi guida a dire queste parole? San Giovanni Bosco. Uno può dire, ah, ma lei è esagerato, padre. Com'è che fa parlare così? Com'è che fa parlare in questa maniera? Allora sentite, tanto perché uno non dica che io sono esagerato, vedete? Questa è l'enciclica che ha scritto questo Papa. È intitolata La missione del Redentore. Dovreste averla letta tutti, perché il Papa manda le lettere per tutti. Sapete cos'è che è scritto qui? Uno dice, ma senti cosa hai il coraggio di dire? Che Padre Pio è un nuovo Redentore, un continuatore della storia. Ma che sproposito è che dico? Avete sentito qui il cardinale che dice santo gigantesco? Ah sì, ma io non ho reso bene ancora l'idea. Bisogna che vada più avanti. Non sono uno dei più grandi mistici, non sono uno dei più grandi stigmatizzati, non sono il primo sacerdote stigmatizzato. Se tu vuoi capire chi è bene Padre Pio, chi è veramente, devi dire un nuovo Redentore. Ora, non ditemi, cos'è che ha rappresentato allora Padre Pio in questo secolo? Quello che dovremmo essere ognuno di noi. Sentite il Papa cosa dice qui. Dice che, ecco qua, questo popolo messianico, dice il Concilio, dice il Papa, costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da Lui assunto quale strumento della redenzione di tutti e come luce del mondo e sale della terra è inviato a tutto il mondo. Cosa vuol dire? Ogni cristiano dovrebbe essere strumento di redenzione. Dovrebbe essere. E chi è che ci arriva? Insomma, qualcuno può arrivare. In ogni famiglia c'è uno che Gesù Cristo prende, il più buono, e lo carica dei pesi per, capite, aiutare gli altri della famiglia a salvarsi. Ma Padre Pio, eccolo qua, capite, lui veramente ha attuato la corredenzione, è stato strumento di redenzione. Ci siamo capiti allora? Allora, chi è questo Padre Pio? Oh, vedete che piano piano ci arriviamo. Allora lui cos'è che ha riprodotto dal Redentore? Tutto. Non andiamo più, capite, a prendere i santi, le sante, i mistici. No, Gesù Cristo, ecco, mistico, è imitatore perfettissimo di Gesù Cristo. In che punto? Nell'opera più grande di Gesù Cristo, la redenzione del genere umano. E Padre Pio lo continua, è stato proprio continuatore di Gesù Redentore, un altro Redentore, un altro Cristo Redentore. Allora, com'è che si è presentato Gesù Cristo Redentore, proprio al momento che era Redentore? Si è presentato coi segni, le stimmate, si è presentato coi prodigi, si è presentato con le virtù divine, aveva una missione. Cos'è che trovo io? Se vado a vedere Padre Pio, trovo che è proprio, aveva tutto quello che aveva Gesù Cristo.
Gesù Cristo com'è che si è presentato agli apostoli? Con le stimmate le ha conservate, si è presentato con le stimmate il giorno di Pasqua, per 40 giorni, è in cielo, porta le stimmate, quando si fa vedere i santi porta le stimmate. Ecco qua, vedete, Padre Pio aveva le stimmate. Ma sapete cosa vuol dire le stimmate? Le stimmate sono una catena di miracoli, una catena. Non si spiegano umanamente, scientificamente non si spiegano, naturalmente non si spiegano. Sono un intervento diretto di Dio, Dio solo. Perché come sono queste stimmate? Sapete come sono? Intanto sono quelle di Padre Pio, erano lesioni cutanee, sottocutanee, non la pelle, sotto. Le dita si univano parte per parte, leggevano attraverso i fori, sui piedi lo stesso, la ferita profonda nel costato. Dopo cos'è che avevano queste ferite? Guai se le medicavano. Una ferita se non la medico cosa diventa? Cancrena. Guai se toccavano, quando il professore Bignami di Roma, vedete io, vedrete che le faccio sparire. Le ha cucite, le ha medicate, ha messo i sigilli, dice entro 15 giorni non c'è più niente. Quando 8 giorni ha messo la commissione che doveva esaminare, sull'altare, hanno dovuto correre a prendere cotone, capite perché non si finiva più, no? Non sapevano, non avevano più cotone a fermare il sangue. Altro che le cucisco e sparisco. Guai a medicarle, una ferita aperta che non è medicata da odore spaventoso. Padre Pio dice emanava un profumo di paradiso. Allora, le stimmate, ma dopo capite, non solo aveva le stimmate Padre Pio qua al costato, capite, arrivava fino all'osso quasi, ma Padre Pio qui sul costato aveva due ferite, non una. Aveva la ferita della trasverberazione, aveva una ferita, insomma aveva due lesioni. La ferita della trasverberazione, per cui Padre Pio è vissuto per 50 anni col cuore spaccato. Era. E aveva la febbre che arrivava a 52 gradi. Quindi, vedete, aveva veramente i segni di Gesù Cristo. E dopo queste stimmate, che caratteristiche è che hanno avuto? Perché sono quelle, nessuno ha avuto stimmate per 50 anni sempre aperte. Ma Padre Pio ha avuto tutto, capite, tutto, come si dice, lo schema delle stimmate, perché ha avuto 8 anni invisibili, 50 anni visibili, ma negli altri stigmatizzati si chiudevano, si aprono magari solo il venerdì, il sabato, capite, durano magari 10-15 anni e dopo si chiudono. Padre Pio sempre aperto, e buttava sangue in continuazione, 300-400 di grammi di sangue ogni giorno. I pannolini del costato sempre intrisi di sangue. Ecco allora, vedete che aveva i segni di Gesù Cristo. Ma dopo, capite, i segni, le stimmate, ma dopo aveva la flagellazione, il corpo flagellato, dopo aveva la coronazione di spine. E allora aveva tutto Gesù Cristo. In tutto. La spalla, tutto. Tutto. Dopo aveva le virtù di Gesù Cristo, è la virtù fondamentale di Gesù Cristo, ovvero sapete che il Papa spiega, adesso c'era confusione, questo Papa piano piano spiega come deve essere il vero cristiano, come deve essere il sacerdote, come deve essere il religioso. Allora, qual è la caratteristica fondamentale di ogni cristiano? Certo, deve vivere il Vangelo, le beatitudini, ogni cristiano per essere cristiano. Ma la caratteristica fondamentale di un sacerdote, il Papa ha detto che è la carità pastorale. Per esempio, io se domandassi a voi che siete sposati, mi sapete dire qual è la caratteristica fondamentale che dovrebbe avere moglie e marito? Me la sapete dire qual è la virtù fondamentale di coniugi? Me la conoscete? Il Papa l'ha spiegata. Sapete qual è? È la carità coniugale. E cos'è la carità coniugale? Marito e moglie devono essere disposti a dar la vita l'uno per l'altro. Tanto deve essere l'amore che deve unire fra di loro marito e moglie. Siete capaci a impararla? Carità coniugale.
E qual è la caratteristica fondamentale del sacerdote? Il Papa ha spiegato, sia religioso che diocesano, la carità pastorale. E cos'è che importa? Che il sacerdote deve essere disposto ogni momento, dovrebbe vivere ogni momento in maniera tale da dare la vita per il Dio e per esempio. Quando Padre Pio ha avuto le stimmate, c'è Gesù Cristo che parlava a Padre Pio. Allora, tra le cose che ha detto Gesù a Padre Pio, che gli ha parlato della situazione attuale della Chiesa, a quei tempi insomma, che vale oggi, perché dice Gesù per esempio in un certo momento, guarda, dice, mi stanno cambiando le chiese in sale di divertimento. Sai, dice, diceva Gesù a Padre Pio, ah mamma, mi lasciano solo di notte, solo di giorno, chi è che va più in chiesa a salutare Gesù Cristo? Di notte chi ci va più? Di giorno. L'adorazione notturna chi la fa più? Nessuno. Dopo cos'è che dice Gesù a Padre Pio? Sai, dice, i preti invece di parlare di me con fervore, parlano di me ma così. E dopo dice, pensa, dice, quelli che vanno alla comunione senza confessarsi. E dopo gli mostra Gesù a Padre Pio, tutti i preti che dicono messa, è una moltitudine, dicono messa, dice, vedi, e non credono più. Questi, dice, sono quelli che continuano la mia passione. E sapete come Gesù li ha chiamati? Macellai. Macellai. I miei macellai. Allora, in queste circostanze, Padre Pio, Gesù cos'è che dice a Padre Pio? Susciterò dei grandi santi. Sapete, nostro Signore, pensate Dio, ma ne inventa di ogni, capite? È Dio la potenza di Dio, no? Può creare il figlio di Dio dalle rocce. Allora annuncia che susciterà dei grandi santi. E qual è il segno che dà Padre Gesù a Padre Pio? Cos'è che dice Padre Pio ai suoi superiori per avvisarli? Che devono, cioè, riconosceteli questi santi dai segni che fanno. Quando fanno segni grandi, che negare i segni è come negare Dio, allora quelli sono i santi. Ecco. Allora, in Italia, certamente nel mondo, dopo Padre Pio, contemporaneo a Padre Pio, quanti santi? Pensate per esempio a Lucia di Fatima in Portogallo, non so, quella è santa. Pensate per esempio in Francia è morta Marta Robin, 52 anni senza mangiare, senza bere, senza deglutire, con le stimmate, se non è santa. Teresa Neumann, susciterò dei grandi santi in Germania, ma il Papa ha proclamato venerabile Alexandrina Costa in Portogallo, 13 anni senza mangiare, senza bere, con le stimmate. Viva il solo Eucaristia. Elena Aiello, venerabile, aveva le stimmate qua, di Cosenza, è morta a Roma, qua nel nostro tempo, per dire. E dopo, non so, pensate, non so, santi, vi ho detto prima il Beato Giuseppe Escrivà de Balanguer, San Massimiliano Colbe, per dire.